Seconda giornata di gare, gli Euroskills sono entrati davvero nel vivo. Ognuno nel proprio campo, gli 11 competitors del Team Italy ce la stanno mettendo tutta per dare il meglio e conquistare più punti possibile. Oggi, per Simone e i suoi colleghi, c'è stata la prova motore. Primo compito, trovare numero e natura dei guasti. È andata molto bene anche perché in questa materia il motore sono molto preparato. Sono riuscito a trovare tutti i problemi del motore e oltre a questo dovevamo anche prendere alcune misure di alcuni suoi componenti interni e rimontare il motore più pezzi possibile. Mentre Simone tira il fiato a fine gara, la receptionist Denise affronta una delle prove più delicate, la gestione delle lamentele del cliente durante il soggiorno. Nella simulazione un ospite si lamenta della colazione, buffet scarso rispetto a quanto mostrato sul sito dell'hotel. Denise si scusa e propone un pranzo offerto dall'albergo. Calmato il primo, arriva un'altra ospite, è arrabbiata perché è stata svegliata all'alba dalla donna delle pulizie. Per quanto riguarda la signora che è stata svegliata presto al mattino, gli abbiamo offerto il late checkout, quindi poteva rimanere di più in camera per dormire ancora e gli ho consigliato la nostra area relax e gli ho offerto comunque sempre il bar e il ristorante. Per un muratore il dettaglio è tutto. Kevin deve realizzare una struttura ispirata alla facciata del mercato del pesce di Göteborg. Precisione e accuratezza delle misure sono importanti anche per il lattoniere Johannes, altro criterio di valutazione della performance, la capacità di pianificazione del lavoro. La sua prova dura 3 giorni, è arrivato a buon punto, ma la concorrenza è forte. Non penso di essere nel migliore e nel peggiore, ma cerco di migliorarmi sempre di più e fare il massimo. Assistere pazienti anziani affetti da demenza, malati terminali. Irene gareggia nella categoria operatore sociosanitario. Oggi si è trovata davanti casi difficili. Una paziente aveva la sclerosi multipla. Allora, sul campo lavorativo è stato difficile il fatto che la paziente a un certo punto ha iniziato a tremare, aveva le mani tremolanti e quando gli ho dato l'acqua da bere la stava rovesciando e non me lo aspettavo perché di solito nella sclerosi multipla i sintomi sono più altri, tipo vertigini o visione e quant'altro. La seconda giornata di Euroskills sta quasi per finire, le prove sono continuate anche per la cuoca, la cameriera, l'estetista e la grafica, ma gli Euroskills non sono ancora finiti. Domani è il terzo e ultimo giorno e sarà il giorno decisivo per i nostri competitors, che non devono perdere la concentrazione se vogliono finire questa competizione con successo.